Che tengo a memoria, a C uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rosso neri, guerrieri, anche all'estero sentono i cori è una realtà partita da qua. la nella madonnina innamorato pazzo di lei nella testa c'ho solo lei tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Cimilan, ciao a tutti fratelli e sorelle, bentornati, benvenuti live del giovedì, sempre Milan su tutti i canali ufficiali della Cimilan, partiamo subito nel dare il benvenuto a tutte le persone che ci stanno guardando da Twitch, ciao ITZ, ciao Mastro, ciao Adele, ciao Manfred, ciao a tutti, ciao ciao benvenuti e benvenute a tutti, ciao a Maurigno, bellissima. Ciao 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 Milanista sempre, ciao a tutti, vi ricordo che avete la possibilità di salvarvi in modo completamente gratuito facendo esclamativo Prime. Ciao Filomena, ciao Diego, ciao Francesco, ciao ciao a tutti. Salutiamo anche tutte le persone che ci stanno guardando da YouTube. Devo mettere gli occhiali, raga, sto invecchiando anch'io. Ciao, grazie, Fortunato, Liquar, Marco, Andrea, Giuse, Roberto, insomma tutte le persone che piano piano arriveranno a vedere questa live. E come sempre salutiamo tutte le persone che ci stanno guardando in diretta su Milan TV. Ciao a tutti benvenuti e benvenute ciao gian ciao 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 geppetto ciao ciao a tutti diamo il benvenuto anche ad un mauro suma viaggiatore ciao mauro benvenuto ciao lollo ciao eh, ma eh, ce li ho anch'io gli occhiali cioè, ce li abbiamo tutti gli occhiali ce li ho anche da quando ero più giovane di te cioè non c'è bisogno di e eh, gli occhiali no, stavo, stavo, ri stavo rimarcando il fatto che sto invecchiando anch'io e quindi devo indossare degli occhiali anch'io ah, per anch io. vedere Anch'io, anch guarda che l'ho sentito anch'io, sto invecchiando anch'io, l'ho sentito, bene, sentito <ride> bene. Per vedere e i caratteri quelli piccolini. Eh? No, dico per vedere i caratteri quelli piccolini. Sì, sì, piccolini. A te basta una vittoria per tornare a fare OAC Milan in sigla, eh? ti basta… Sempre, 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 sempre positivi nella vita, sempre Va. positivi nella vita. Ciao, bene, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti ragazzi, ciao, 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 ti, salutano, ti, ti salutano tutti, ti riporto insomma, tutti i saluti dalle, dalle chat, Capo ciao Sisic sì, sì. ciao, ciao Adele, ciao, ciao benvenuto, ma che curiosoni che siete ragazzi, ho fatto la barba e mi sono tagliato, non è niente, niente, niente di che, Ci è successo, hai messo la certo. pomatina hai messo la pomatina bravo certo. perché la, <ride> la tua pelle delicata. Beh, esatto, esatto, esatto. non ho allora, la ragazzi, scorza, scorza come Valuzzo, la tua. Entriamo, entriamo nel vivo di Atalanta Milan sì. ci colleghiamo subito con Bergamo allora io la ringrazio sì. per entrare nel allora, giochiamo contro la Dea e quindi, e quindi abbiamo una, una, giornalista, una giornalista che lavora per il Corriere della Sera di Bergamo che io apprezzo e ascolto spesso in radio è venuta a trovarci Marina Belotti Marina buongiorno Ciao, buongiorno a tutti. Ciao voi. Marina. Ciao, ciao, ciao. ciao. Marina, ciao, oh, ciao anche buongiorno. te con gli occhiali, anche te con gli occhiali, così abbiamo fatto il trittico degli occhiali. <ride> I miei si vedono <ride> eh, molto belli, eh, sì, molto belli eh, sì. tra l'altro. Complimenti. Grazie. Allora, Marina, questa Atalanta. Marina, io non mi fido dell'Atalanta perché avrà anche perso a Torino, avrà anche tanti infortunati. Possiamo darci la mano in questo. Eh, però io dello spirito della squadra di Gasperini da milanista non mi fido tu mi dai ragione cosa, cosa ci dici che punto fai sull'Atalanta oggi a due giorni dalla partita Marina ma dico che fai bene perché effettivamente l'Atalanta finora è andata peggio con le squadre che non gli danno stimoli europei tra virgolette ovvero con quelle medio piccole eh, lontane Magari con i Fenici internazionali si è vista, oltre a uno scarso risultato, quindi o pareggio, sconfitte, anche brutte prestazioni. Paradossalmente, invece, con le bighe del campionato ha raccolto pochissimo anche negli scontri diretti, solo un punto con la Juve finora. Ma con Inter, Napoli e anche con Lazio e Fiorentina abbiamo visto una buona Talanta che aveva cercato di recuperare il risultato è davvero un passo dal Pareggio a volte anche dalla vittoria, quindi eh, mi aspetto comunque una migliore prestazione proprio perché come in Europa sta andando molto bene, probabilmente più stimolata con squadre di alto livello come ovviamente è il Milan. Certo è che ci sono tantissimi infortuni, in questo momento è emergenza rossonera per l'Atalanta perché no, sì. mancano tutti i difensori, ha solamente Scalvini eh, con l'asinaz al 50% non ci sarà, quindi si saprà solo domani, però Mi già essere al 50% esatto. Eh, significa che non è sicuramente in forma e quindi dobbiamo capire come si sistemerà, perché a Torino aveva usato tutto preparato. Eh, con Ruggeri riadattato. Eh, c'è anche Atebur che può fare il difensore arretrando, lasciando Ruggeri e Zappacosta sulle fasce, ma c'è anche il giovane Bonfanti dall'under 23 che ha appena mm. lanciato contro il Napoli giusto un quarto d'ora, volendo potrebbe riprovare l'esperimento, ma potrebbe anche schierarsi a specchio col Milan in una difesa a 4 che non è il suo marchio di fabbrica però con gli esterni arretrati però, eh, può essere un'altra soluzione ne sapremo di più domani con la conferenza di Gasperini che parlerà alle luna e mezza però diciamo che non è messa benissimo in difesa allora Marina io sono convinto Lollo che tu con la chat farai tutte le domande del caso su De Kettler a, eh. a Marina Belotti io invece, eh, io invece voglio chiederti questo Marina riassumimi bene perché l'Atalanta in casa fino ad oggi ha incontrato tutte le grandi allora con la Juventus l'Atalanta ha dominato la partita, anche se ha pareggiato. Con Napoli e Inter ha perso di misura, ma avrebbe potuto ampiamente pareggiare in entrambi i casi, o no? Dimmi tu se ho sbagliato. Eh, assolutamente sì, giusto. Sì, sì, ha giocato molto bene eh, con entrambe le squadre. È stato proprio... L'errore del singolo, quelle cali proprio di luce che sono successi Musso quell'uscita su Darmian, insomma, che la travolta ha causato il rigore in un momento in cui l'Atalanta poteva chiudere davvero la partita anche col Napoli, eh, sono state le disattenzioni a creare poi i gol. Ma sembrava che potesse chiudersi sul, sul pareggio, quindi mh, sono stati proprio dei punti persi con rammarico. Al contrario della gara col Torino, che abbiamo visto la peggiore prestazione stagionale, e poteva finire anche peggio di 3-0, che è già stato un largo risultato. Tra l'altro, la cosa particolare dell'Atalanta è che ogni volta che prende un gol, finora non è mai riuscita a vincere, solo una volta a pareggiare con l'Udinese in extremis, perché anche lì è arrivato un pareggio all'ultimissimo minuto di recupero, eh, ma fa fatica quest'anno a ribaltare le situazioni. Quindi se le squadre nemiche riescono ad appittarsi, eh, effettivamente quando si tratta di rincorrere, l'Atalanta fa fatica. Chiaro. Intanto stavo rispondendo un po' alle chat, ti salutano Marina, super gettonata su, sui social anche del Milan, tra l'altro Lucas ti dice Marina complimenti perché sei l'unica che riesce a far sorridere Gasperini in conferenza stampa, magari gli fai qualche, battute, ah, ah, qualche, eh, qualche battuta eh. ogni tanto. <ride> allora, sì, diciamo che lui eh. è difficile. Dipende dalle giornate. Però me lo dicono che può avere un occhio di riguardo. Diciamo che siamo sempre lì lì. Però per ora sì dai abbastanza bene con me. <ride> allora, ho due domande. Allora, la prima, è, eh, la prima è di carattere generale. Ti chiedono Marina che cosa manca all'Atalanta, Francesca te lo chiede che cosa manca all'Atalanta in queste stagioni rispetto a quelle degli anni passati. Scrive dove avevamo fatto bene quindi presumo che sia anche lei una tifosa. Fosa della Dea. Ma io penso che manchino i licici di Papu Gomez, tutti quei giocatori fantasisti che davano proprio quel guizzo che ti risolveva le partite e appunto innescavano a volte anche delle goleade che ribaltavano dei match che sembravano persi anche negli ultimi minuti. Eh, adesso invece non c'è più quello spirito anche della squadra, è una cosa che sottolinea spesso anche Gasperini. Non tutti hanno gli occhi iniettati di sangue, non sembra che ci credino tutto, tutti... E che giochino come una macchina perfetta. Era una macchina da gol l'Atalanta, dalla difesa si muoveva per attaccare. Ultimamente ci sono dei singoli che sono distaccati o perché fanno degli errori per cali di lucidità oppure perché non riescono a dialogare, a fraseggiare tra le parti. E quindi penso che manchi un po' un numero 10, un uh, proprio leader trascinatore, al di là che sono tutti capitani, come dice Gasperino, ormai ci sono tanti veterani, però manca forse quel leader che poi ti inventa e risolve le partite. Ottimo. Eh, Farid dice: Lollo: spiegami perché soffrivi l'Atalanta mar Marina? Sì, allora ti racconto questa cosa. Io per tanto tempo ho detto questa frase: che io ho sofferto tifoso del Milan, ho sofferto l'Atalanta per tanto, ogni volta che affrontavo anche perché io abitando qua vicino, attrezzo sul sull'Adda ovviamente gran parte dei miei amici sono tifosi della Dea. E quindi eh, soffrivo la partita in modo, modo particolare, anche perché per anni purtroppo, noi, da ovviamente, dal lato rosso nero abbiamo fatto tanta tanta fatica. Quindi, Farid hai visto che l'ho detto senza nessun tipo di problema. Allora. Poi ti chiedono, è ovviamente immancabile la domanda su Charles, eh Marco dice, Marina, ci racconti la stagione di CDK alla Dea? Allora, eh, diciamo che lui era partito benissimo eh, e quindi era un po' il personaggio più atteso perché con la campagna di mercato, insomma, è, è, è stata vissuta anche come una telenovela il suo arrivo, non si capiva se diceva di sì, di no. E quindi poi tutta questa pressione in realtà mh, lui l'ha vissuta bene perché è partito molto bene. Sembrava che la ricetta fosse proprio metterlo davanti alla porta, che è stata questa idea di Gasperini, che l'ha detto come un'età. E poi c'è stato un calo improvviso, in realtà dovuto anche al suo infortunio. L'Atalanta si sono infortunati un po' tutti, lui non è stato da meno da quando è rientrato. Eh, gli è mancato proprio la concretizzazione, quindi era, aveva iniziato con il gol, l'assista, invece adesso si è piano piano spento, ha fatto proprio delle partite dove non si è visto, eh, sia partendo da titolare che entrando dalla panchina. Non ha risolto, non è stato il Muriel dei tempi d'oro che, che cambiava la gara nel secondo tempo, è stato molto combattivo. Adesso col Torino, buongiorno, effettivamente ha avuto difficoltà a contenerlo. Però gli è mancata proprio quel, quel guizzo in più, quella luce per trovare il varco giusto e crederci fino in fondo. Lui poi sembra che soffra molto anche quando perde la palla. Vive un attimo si. di sbandamento, di sconsolazione. Si, si, quindi si, si. Eh, perde anche l'attimo prima di ritornare a rodare. Quindi Gasperini dice che gli manca continuità, che giocherà più andrà bene. Questa è un po' la speranza. Di Certo, sai cos'è? Noi eh, l'abbiamo vissuto... Eh. Ah, no, volevo chiudere il discorso su Charles. Guarda sì. Marina, noi l'abbiamo vissuto un anno. Charles, secondo me, è un giocatore di grandissima qualità, di grandissima tecnica, un giocatore che deve solo trovare la chiave di volta per diventare poi un giocatore importante. Insomma, ah, su, però Marina se, Marina, se mi dici che buongiorno ha fatto, ha avuto il suo bel da fare per limitare Charles de Ketlare, eh, allora eh, De Ketlare ha fatto una buona partita, perché Buongiorno è forte, eh. Buongiorno è un grande difensore, sì, lo sai bene anche tu, perché stava, stava venendo all'Atalanta, lo cercava l'Atalanta, in nazionale l'ultima partita esatto. che abbiamo giocato, quella decisiva per la qualificazione degli europei contro l'Ucraina, ha fatto molto bene, quindi dare filo da torcere a Buongiorno vuol dire che comunque i suoi colpi Charles ce li ha, Marina. Sì, ma infatti è stato uno dei pochi a salvarsi in quella partita, perché sono stati praticamente tutti al di sotto delle insufficienze, lui perlomeno si è fatto vedere. Poi ovviamente Gasperini l'ha tolto perché cercava con un ricambio di dare anche forze fresche e portare qualcosa di diverso. Juric era venuto a vederla Talante in Europa League, quindi l'aveva studiata benissimo oltre a conoscerla. Eh, però sicuramente si è visto questo barlume che ha intravisto Gasperini del con più continuità, con fiducia, con pazienza può tornare il ragazzo di inizio stagione quindi eh, c'è solo da, da dargli continuità quindi io penso che possa avere anche la sua chance col Milan ovviamente vive anche la partita in un modo diverso proprio perché guarda in faccia il suo passato però sì buongiorno ci è mancato molto perché era il sesto difensore che agoniava l'Atalanta già in difficoltà a rimanere con cinque pedine adesso ce n'è soltanto una quindi a maggior ragione è stata direi una sfida di mercato quella un po' persa visto che anche Zapata ha realizzato una doppietta io ho anche un'ultima ah, domanda, Mauro. Prima, prima di salutare, vai, di salutare Marina, cioè, Marco Unico che fa il curioso, e ti dice: Lollo, chiedi a Marina se Gasperini rimarrà ancora un altro anno a fine contratto. Eh. Eh. Allora, eh. rinnovato fino al 2025. Eh. Eh. E ormai sta andando avanti così dal 2016, quindi io penso che rimarrà per sempre la Non so più cos'altro a rinnovare. Però Marina, lui le ultime dichiarazioni sono state un po' amare. Dice: Ma dobbiamo sederci la proprietà, a capire la sintonia, a vedere. È perché vuole rinforzi a gennaio o, o, o per, per cos'altro, Marina? Perché vuole rinforzi a gennaio? Ah. Perché è una tattica che ha usato spesso anche negli anni passati. Okay. E si è sempre pensato che fosse arrivato a un punto di rottura, invece poi, in un modo o nell'altro, è proprio il suo ambiente ideale questo, anche per, come, eh, per la società che c'è, per eh, il gruppo di tifosi anche un po' più ristretto, insomma l'ambiente, e quindi secondo me insomma, non c'è questa rottura che ogni anno sembra che arrivi proprio prima che inizi il mercato, o invernale o estivo, quindi non penso sia una coincidenza. <ride> Va bene, Marina, noi guarda, bene. ti ringraziamo tanto, sei stata molto puntuale, molto, molto carina, molto pronta a raccontarci dell'Atalanta e poi vedremo che cosa accadrà in campo sabato. Io ti saluto, Lollo. Ciao Marina, grazie di cuore grazie. per essere passata. Grazie mille a voi, ciao Una Marina, buon lavoro. <ride> grazie, grazie. buon lavoro ciao. a Marina. Ciao, ciao, ciao. ciao. Eccoci. Qua. È in macchina Mauro. Eccoci. Sì, ragazzi, non è che ci vuole tanto capire che è in macchina Mauro. <ride> si, vede, si vede, che è in macchina, ragazzi. Poi... Sto raggiungendo eh... il Milan, eh. sì. Milan Club. Sì, Do A dove ti, Bagnolo, dove ti San Vito. A Bagnolo San Vito, il Milan Club Franco-Baresi di Bagnolo San Vito in provincia di Mantova. <ride> ok, <ride> ti dicono Mauro, dalle chat dicono di, di controllare che il telefono è, è là e là. E il computer sia sotto carica perché non, se bufate, non, ti può... non dovete più fare ogni minuto ogni minuto in cui tiene la connessione un minuto guadagnato va tutto bene <ride> esatto. non bufate ragazzi, ragazzi minuto, non bufate un minuto passato bufate. intanto abbiamo esatto. i nostri prossimi due ospiti che sono ah, due beh. amici diamo il benvenuto a Domenico ah, Manfredi ah, e beh. Pietro Bazzano Prota ciao ciao ragazzi ah, benvenuti ah, No, buon ciao ciao pomeriggio a tutti, tutti io... buon pomeriggio a tutti i milanisti che ci guardano e buon pomeriggio ciao, a ciao Manfredi ciao ciao ciao, ciao, Pietro, Manfredi, ciao, ciao, io, volevo, ciao Pietro. io volevo sentir chiacchierare Domenico e Pietro mentre mi mangiavo un po', un po di popcorn ecco tutto qua beh solo beh, prego no 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 beh sai io e Mauro poi ci sentiamo anche fuori quindi sa la mia idea eh, in generale sul Milan perché a me diverte, avevo Ma hai sentito. la poltroncina... Eh, Manfredi, hai la poltroncina nera-azzurra, santo il cielo, sopra la mia maglia, Ver, Verde-nera, verde-nera. No, è blu, blu, è azzurra. No, non non è ah, questa è una maglia blu di Superman, è, guarda. No, non ti preoccupare. Togli, la togliamo, la togli. Togliamolo. La togli, via, la butto, la togli. via. Perfetto. No, perfetto, perfetto. Verde-nero, no, no, no. Io sai che, che, che sono addirittura favorevole A tutte le altre, ma tutte, ma mai al nero azzurro. cioè tutte le altre mi vanno bene, ma non il nero azzurro. Quindi, in un'ipotetica lotta, io vado dall'altro lato, ma mai sul nero azzurro. Eh. Ragazzi, cari, ragazzi, cari, poi io mi taccio perché sono molto minoritario su questo punto. Ma in realtà, ragazzi, le emergenze infortuni di quest'anno, oserei dire che non sono riuscito a difenderla nemmeno io. Quindi, però, Marina Belotti ci ha raccontato che l'Atalanta ha un solo difensore e ha una lista pazzesca di infortuni. Adesso non dico malcomune comune mezzo gaudio e noi dobbiamo pensare alla nostra di emergenza e infortuni, a migliorare noi e a uscirne noi perché noi siamo un po' recidivi da questo punto di vista, non c'è dubbio e quest'anno l'onda è stata veramente anomala. Però quando ogni tanto negli anni scorsi, negli anni scorsi dicevo che tanti infortuni nella stessa squadra fanno un po' parte anche del calendario massacrante di oggi. Così tanto torto, non avevo. Non so. Cosa io mi ti aggiungo voi, una eh. cosa, Mauro. Io ti aggiungo una cosa: mm. è chiaro che tutte le squadre che fanno una partita ogni tre giorni hanno più infortuni. C'è solo una che è un po' più fortunata, ma andiamo avanti. eh, eh le... vabbè, vabbè, beh, non no. dire che sono bravi, ragazzi. Però, parte... però è innegabile questo, ti devo dire, sai, Secondo me, se tutti quelli che adesso stanno facendo una partita ogni tre giorni, molti di quelli che stanno facendo una partita ogni tre giorni, sono stati acquistati e nel loro club ne facevano 10-15 all'anno, magari passare da due stagioni che ne fai 10-15 all'anno a una stagione dove devi giocare ogni tre giorni, magari potresti risentirlo. Io penso Girù è uno che, tra l'altro... È quello che abbiamo tra virgolette si può dire più vecchio, eh, e quindi anche lì non far rifiatare Cirou è, è, è un rischio che lo possa far infortunare. Quindi io non lo so, eh, se, se è tutto casuale. Il problema, sai cos'è, anche secondo me, eh, quanto a noi, noi come Milan, psicologicamente, oltre che ovviamente l'assenza del giocatore, ma anche quanto psicologicamente sta stanno pesando queste, questi infortuni. Porto l'esempio di, di, di Malik Malik Ciao contro il Borussia, perché che, che se ne dica, per me eh, quello è lo spartiacque del, del, della, della partita, perché da quel, fino a quel momento il Milan, nonostante avesse yeah. avuto delle difficoltà, il Milan era in gestione, non stava dominando, perché io conosco già le ironie del, del web, dei social, che appena dici il Milan era in gestione, ah, il Milan stava dominando, no il Milan era in gestione stava accusando, è vero, delle ripartenze del Borussia che si era di molto abbassato e giocava tanto sulle ripartenze ma era un Milan in gestione ed era un Milan che poteva vincerla, cioè quell'infortunio di Malik Ciao, oltre ad aver portato a giocare con un, un adattato in difesa, perché la De insomma, è tutto fuori che un difensore centrale, ha portato secondo me ad avere anche un risvolto psicologico ehm, che ha fatto male alla squadra però detto, anche lì non mi ricordo se c'era Calabria, proprio il capitano che ha messo le mani nei capelli quando ha visto sì, il mio video. Sì, di, di, sì, di sì, sì, è successo questo, esattamente me, questo. È successo un mentale, esattamente un questo. È successo E porta anche a dei crolli eh, mentali che poi ci ha fatto malissimo, perché da quel momento la squadra è stata, possiamo dirlo, è stata abbastanza irriconoscibile da quel momento, spaziature perse, distanze tra reparti parti perse. Finita la partita. È finita la partita lì. Quindi secondo eh, me c'è questo allora, questo fattore qui. No, Io sottoscrivo il fatto che gli anni che ti deve andare bene, che poi vinci, succedono queste cose al contrario. Gli anni che ti deve andare male succedono così, questo è chiaro, no? non puoi farci niente. Però anche lì eh, noi andiamo, eh, affrontiamo la stagione con Ciao e Tomori e eh, fondamentalmente le riserve sono Kier, che è un po' in là con gli anni, ha già avuto un po' di infortuni e, 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 e altre cose. Pellegrino, che è un giocatore. Io parlo spesso, ho parlato con, eh, con, con, con ex calciatori argentini, adesso non mi va neanche di, di dire chi sono, e mi ha detto, bel ragazzo, bel prospetto, secondo me è uno di quelli che deve arrivare a giocare al Milan a 25-26 anni, quando sì. poi ha fatto dei mesi, eh, non so, a metà classifica, e poi può arrivare a giocare nel Milan. L'anno dello Scudetto, che a me molti mi dicono, guarda che quest'anno siamo più forti, l'anno dello Scudetto avevamo Romagnoli in panchina, cioè, però aspetta, ne hai, perso, ne, hai perso uno, eh, perché, ne hai perso uno perché in tutto questo c'era anche Calulu che ormai insomma non dimentichiamocelo e anche lui si è infortunato. Eh, perché... No, c'era Calulu, no c'era Calulu domenico, no, infatti c'era Calulu. Calulu. Eh, Calulu. Però sul che è un fatto che, ragazzi, sul fatto che allora io lo dico sempre: noi abbiamo fatto un mercato con tante novità ma. Tutto nello stesso mercato non potevamo fare, ne abbiamo lasciate indietro di cose da fare. Che faremo? Un po' a gennaio, ma... un po' a giugno le faremo. Dovevamo ma fare però... il vice Giroud, dovevamo fare il vice Teo e dovevamo fare il difensore Forte. Io, guardate ragazzi, l'avevo visto che ci mancava e un po' l'avevo mezzo detto nel corso dell'estate. Vabbè, ma pensa, però, Mauro, che l'anno scorso che, volevano paura. Ragazzi, tu, tutto, tutto tutto no, no, sì, è fisiologico non poter fare tutto in un anno ecco, Mauro. è fisiologico ecco. sono d'accordo e io tra l'altro discuto spesso con, con i tifosi quando si dice che il Milan non si è rinforzato per me il Milan quest'anno si è rinforzato tanto solo che non lo vediamo mai al completo e questo esatto. non vuol dire e eh, vabbè fai finta di niente no no c'è un problema che va risolto ma sono convinto che che, in società, che, insomma, che, che nello stesso staff lo, lo, lo si sappia, se si è presa coscienza. C'è un problema che va risolto, ma questo perché va risolto? Perché il Milan senza eh, questa serie di giocatori infortunati, infortunati perde tantissimo, perché il Milan al completo, per me, io lo dicevo a inizio stagione, prendendomi gli, gli sbeffeggi dei tifosi avversari, per me il Milan al completo è una buonissima squadra, eh? è una delle due eh, per me. Se la gioca no, il Milan al completo il Milan al completo se la gioca con l'Inter fino alla fine del, del, del campionato perché tra l'altro scusate Ragazzi, fatemi aggiungere ricordo... un tassello no, tra... Manfred... No, Manfred no volevo dire una cosa fammi aggiungere un tassello perché il fatto che tu non hai giocatore a disposizione non solo non li hai negli undici titolari con i quali parti la partita ma non hai neanche i cambi e eh, quindi se tu ti puoi permettere al sessantesimo settantesimo di far entrare il Ciucu sulla destra ti puoi permettere di far entrare Okafor insomma è ben diverso da dover partire il Ciucu sulla destra guarda Metto, metto Calabria, -ala. comunque a, a, parte a parte questo, no, perché poi Mauro, tu, tu, no, dici, piace giustamente, tu dici giustamente: sta crescendo eh, il mercato non si poteva fare tutto, ma visto che non potevi fare tutto, era necessario prendere due aree destre, tra l'altro. Potenzialmente titolari entrambe e lasciare questi buchi quando Diala ne prendevi una e coprivi Perché un due destre Manfredi? Pulisic, eh, si dice Pulisic e Ciuquese. Pulisic, però, ragazzi, Pulisic non l'hai preso come alla destra, l'hai adattato tu come alla destra. Tu l'hai preso sì. Pulisic per farti un po' trequartista, un po' falso nueve un po' a sinistra, un po' a destra tu l'hai preso come attaccante d'utile okay. allora, no? allora non mi prendo Okafor che più o meno ha di nuovo lo stesso ruolo di questo che stai dicendo tu un po' lì, un po' falso nueve secondo me lì si è preso qualcosa in più con, con la foga e poi giustamente siccome noi non siamo le altre società, dobbiamo spendere quello che abbiamo giustamente e poi per prendere la riserva di Giroud che è fondamentale per prendere un altro centrale, eccetera, eccetera, non avevamo, e secondo me lì è stata però, la chiave Però, ma sì. scusami, però io sono, io sono abbastanza d'accordo con te. Ma ci metto un ma: eh, è tutto giusto, ed è tutto vero. però il Milan ha provato a prendere Taremi. Attenzione, adesso io poi non voglio sì. mettermi qui a parlare di mercato, ma il Milan. Ha provato a prendere Taremi che è un attaccante fatto e finito. È un attaccante completo ed è un ottimo vice giro. Un ottimo vice giro, piace te hai te hai Pietro, Pietro, te la racconto, te la spiego. Siamo a metà luglio possiamo prendere o Taremi a 30 milioni 31 anni o ciucu 28 anni, eh, 24 anni scusami, 28 24. milioni. 24 anni 28 milioni in quel momento metà luglio la tessera la casella da extracomunitario libera era una ok era una sì. quindi tu scegli di prendere ciucquezze e io spero che gli anni ci possano dare ragione spero che spero di uscire dalle ganasce del giudizio di, di Manfredi in questo momento me le tengo ma spero di uscirne e, e dico questo poi poi quando è cambiato il regolamento degli extracomunitari e ne potevi prendere un altro tu sapevi che il prezzo di Taremi sarebbe sceso perché sapevi che ad agosto sarebbe sceso. Infatti è sceso da 30 a 15. E Vitor Bahia, che è il direttore sportivo del Porto, al sorteggio Champions di Monte Carlo dice noi siamo d'accordo col Milan, adesso tocca agli entourage. Quindi esatto. questo è quello che è successo su Taremi, eh, ragazzi. Io proprio lo, lo ripercorro senza la pretesa di, di fare difesa. Ecco, ecco, allora io credo che... Um allora poi Giustamente tu dici da qualche anno ti sbagli. Io credo che invece la scelta giusta di quella stagione, in quel momento lì, era chiaramente Tarema perché, ragazzi, Giroud a 37 anni: oh, io ce ne ho 36, faccio fatica a giocare a calcetto. Cioè, Giroud sì. deve giocare a 37 anni in Champions League. Ma, eh, ma voi, Ronaldo giochi in Arabia a quell'età? Ma non ti preoccupare, tu quello giocherebbe ogni due giorni. Quello là, glielo dici ma, tu ma, che non devi giocare ma perde partite. poi. Guarda che è dura e dirglielo, eh. Ma no, ma poi perde nel lungo. Lo, lo so che giocherebbe. Però. Ma il, discorso, il, il, discorso, il tuo discorso, secondo me, è sensatissimo. Eh, è, è, è un po' più facile farlo quel senno. Di poi, io sono eh, abbastanza d'accordo. No, con, eh, 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 con te. Però aspetta, aspetta, aspetta. Io sono d'accordo con luglio. te. Io, parlo no, 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 di quelli prima, eh. Manfred, io ero uno di quelli che si augurava come primo acquisto addirittura una punta centrale, quindi con me sfondi una porta aperta, ma non per disfiducia in Giroud, perché ragazzi, noi dobbiamo, quando vediamo Livia e Giroud, dobbiamo stringerli a mano e dirgli grazie per quello no, che sta facendo scherzando. al Milan, cioè, ci dentro, mancherete. dentro, attenzione, dentro al campo, nello spogliatoio e fuori dal campo per come si comporta ogni volta. Chiunque frequenti Milanello, Mauro te lo può dire, ha sempre una parola buona per ogni tifoso, si ferma. Ma... E non sono piccolezze, perché in un, um, in un mondo Milan giocatori così sono necessari, oltre alla famosa cazzimma che mette negli spogliatoi, che mette con i compagni più giovani, eccetera. Detto ciò... E il, si sa, il Milan ha bisogno comunque. Se non è oggi, è domani. Il Milan ha bisogno di una punta. Giroud ha 37 anni, no? no ma forse eh... scusami, sono stato frainteso. Giroud dopo il ritiro di Inzaghi è stato lui, cioè dopo Inzaghi non ho più avuto idoli nel Mi. Perché a me piace Prile Punte. Giroud è stato il mio nuovo idolo dopo Inzaghi. Quindi io perché lo vorrei solo nei big match al certo. top allora avrei bisogno di una punta che lo faccia riposare nelle partite più quella è la mia Manfred okay. e Jovic Jovic ho tanti... allora quando giocava in Germania sembrava il futuro centravanti perfetto del... eh, era fortissimo tra, tra l'altro in, in un tridente con Ante Rebic il nostro amico Ante Rebic e se non sbaglio potrebbe essere Aller punta centrale Oh, sì. No, era lui la punta centrale era lui. io mi ricordo eh, ma... lui punta centrale aspetta eh no, Però, detto ciò uh, lo prende il Real Madrid e... Infa so. infatti va al Real Madrid esatto infatti va al Real Madrid io pensavo hanno fatto l'acquisto dei prossimi dieci anni hanno la punta e poi smette di essere un giocatore non si è mai capito perché per come a Firenze io ho tanti amici Firenze non lo sopportano perché secondo loro mh, era uno che non tanto si allenava bene adesso non lo so credi, eh, è un giovine te lo spiego io è un giovin signore sì. è un giovin signore e deve è un giovine signore deve invece trovare cattiveria deve trovare, eh, deve La trovare ragione veleno. per scendere in campo veleno deve trovare veleno perché se lui gli dà il veleno questo è un ottimo giocatore, guarda come ti ha mandato in porta Teo Hernandez per il rigore con la Fiorentina. Ma i colpi ce li ha, ma i colpi sono eh. innegabili, cioè i colpi sono innegabili quindi non capisco, magari sai, avendo fatto quel salto da, dalla Germania a Real Madrid col contratto, immagino, adesso non so quanto fosse, però, un contratto che ti mette a posto la vita, magari ci sono alcuni che si siedono un po' quando hanno quei contratti da giovani, non, non so mm. cos'è stato Sta di fatto, sai, cosa? sai che... che sensazione, Manfred, sai che sensazione mi ha dato Lollo Pietro, credo che abbia ricevuto una chiamata, sì, ma è, noi è... Lo, lo, tanto adesso Pietro rientrerà. Lo facciamo, entra anche lui, cioè, no? Luca eh, Serafini, lui. Eh, vediamo beh, la regia se beh, riusciamo a mettere anche, no. anche Luca. Vediamo se ci sta ascoltando oppure, oppure sta parlando, sì, stanno, sì, stanno sì, parlando, tra di noi. Ci, ci sta ascoltando da mo', questo è quello che mi fa paura. Luca, ci sei? <ride> Vediamo se riusciamo a farlo entrare. Ciao Luca, benvenuto. Buongiorno a tutti, anzi buona serata. Ciao, Candice. ciao ecco Luca, sì. ciao, ciao. Stavamo parlando, stavamo parlando di Jovic. Sì, vi ho sentito che parlavate di lui. Mi stavate eh, sta, sta... avvincendo come un'edera d'inverno. Sì, bravo. Manfredi <ride> ti ha appena definito idolo. Eh, L'unico eh, eh, sì, volto del Milan che non avevo mai beccato in, in nessuna live, eh. trasmissione. Eh. Quindi sono onorato. Eh. Grazie, cara. <ride> allora... <ride> no, perché io sono, sono sempre l'idolo di maschi, presidenti di club... E di qualche attempata signora, per la verità, da Assisi anche un paio di giovani si sono avvicinati per le foto. Beh, io a ma signora forse... attempata non la butterei, però cioè, va bene, attempata. no? Ma vabbè, è il bravi, segno dei tempi, no? no vabbè, per carità, è, è, è il segno dei tempi, volevo solo parlare dei gusti. Uno, anche, anche quelli che condizionano i miei ma la, le due giovani probabilmente perché ho vicino a e Braida perché non, non mi spiego altrimenti <ride> hai ritirato la tua targa su ma ti vedo dove sei, in una bara? sei in una bara no è, è una, ah, bara, bara. una bara non posso neanche Luca. toccarmi Luca cioè Luca beh sembra no per carità di Dio sono in un'auto, sono in viaggio, sto viaggiando sono fermo evidentemente no, Perché sono, si, apre la, lì, ma... pur Purch Purch si apre la portiera quando arrivi andiamo perché... da questo sì, discorso ma Manfred e Pietro due domande per voi prima di salutarvi dalla chat parto da Pietro, Vai. Mark ti chiede Pietro un attacco con Pulisic Ciucu e Leao punta che cosa ne pensi? no No, a me non piace Leao Punta. Io sono abbastanza diretto. Tra l'altro, Leao Punta lo avevamo visto ai tempi del Lille, eh, ogni tanto, ma io Leao lo lascio lì volentieri, mi tengo Pulisic dove sta giocando adesso, che sta facendo bene, in realtà adesso, non adesso, a destra, mi tengo Leao a sinistra e tengo Giro davanti o lo cambio dietro, con, con gli occhi. Pietro, guarda e... che secondo me, mi inserisco velocissimamente, nel 4-2-3-1… Il ruolo di Loftus, centrocampista avanzato box to box, lo può fare anche Pulisic? Eh? Secondo me. Sì, però Mauro, sai che io sono un po' contro questa situazione. Nel senso che rischiamo di riproporre quella situazione che vedevamo un po' l'anno scorso in chiave diversa, perché Pulisic è un altro calciatore, ma che vedevamo l'anno scorso con Brian Diaz. Io ho sempre un po' paura di avere l'offensivo. In tre quarti, io sono un po' più uh, spallettiano in questo che mi ricordo quando spalletti con la Roma utilizzava Nengolan o per Rotta. Però no, guarda che Pulisic, quando e si tratta se... di rompere le scatole a centrocampo, rompe le scatole a centrocampo. Pulisic è molto intelligente anche nella, nel trovare la posizione tra le linee, quello è vero. Ma a me piace vederlo da destra che si accentra, mi piace vederlo che parte più largo per andare a trovare a farsi trovare tra le linee. Anche centralmente, secondo me, se poi e chiudo: se dobbiamo andare a trovare il famoso, la famosa formazione tipo come si, si suol chiamare, a me, quella situazione con l'Oftus Chic che si alza in, in tre quarti è quella che stuzzica di più ed è quella che un po' richiama eh, il Milan con che si, che si, sì. che si sottopunta, sottopunta, tra virgolette. E in ultimo, fammi chiudere dicendo, io sono contentissimo, secondo me passa un po' sotto traccia tra i tifosi, ma se lo ricorderanno presto, io sono contentissimo di ritrovare Ismael Benasel, ragazzi. Forse non ci ricordiamo l'importanza che aveva questo ragazzo per il Milan, quanti palloni recuperava, quanti ne ripuliva, quanti ne riorganizzava. Il Milan ha giocato con due giocatori non in quel ruolo non di quel ruolo, eh, perché sia Croni sia Vero. Lì si sono adattati, lo hanno fatto più o meno bene, non entro nel, nel merito, ma si sono adattati. Ritrovare Benassar per noi è oro colato, per noi è oro colato assolutamente prima di fare la domanda a Manfred volevo aggiungere una cosa infatti proprio a, a supporto di quello che stavi dicendo il trequartista con l'off to chic lo puoi fare bene se hai due centrocampisti come Benasser e Reinders che si adattano tutte e due a fare sia contenimento che costruzione quindi andresti a sfruttare tutti nella loro posizione perfetta sì mi fa un po' paura eh. vabbè mi fa un po' paura sia Isma che, che Tigiani lì dietro io sono un po' più difensivista nel, nel mio vabbè, vabbè. Ma è... a me a ma me, me a me, A me Musa piace moltissimo, ragazzi. Secondo sì? me, in qualche modo tornerà tanto prezioso e voglio vederlo, voglio vedere come si evolverà tatticamente. Secondo me sarà molto utilizzato, assolutamente. Manfre, ultima domanda per te, poi vi salutiamo. Eh, Franci ti chiede: ti è piaciuto Teo da centrale? Guarda, io non so come e eh, perché. Ma ha fatto un'ottima partita. Cioè, alla fine lui è un terzino. No, perché lui è un terzino di spinta. Quindi, tu, se mai dovessi sì. vedere un secondo ruolo, tu dici vabbè, lo vedo esterno di centrocampo. Vice, ha giocato benissimo da centrale, evidentemente mi sbagliavo a pensare. Questo, evidentemente, ha fatto valere il fisico. Eh, ricordo che il fratello ha fatto lo stesso: partiva da terzino e finito centrale, Lucas, però, era un po' meno però. di spinta. Come terzino, quindi non me l'aspettavo proprio, ma ha fatto benissimo. E chi lo sa per il futuro, oh. tra l'altro? Manfred, l'interpretazione del ruolo che ha avuto da, da Teo è veramente Assurdo. interessantissima, sì, sì. perché con questo continuo sganciarsi, che puoi fare contro il Frosinone, puoi fare meno contro altre squadre, ma questo continuo sganciarsi ha sempre puntuale sì, poi quando se si sgancia il, il terzino sinistro. Sei strutturato come avversario Appunto. per aspettarlo. Nel gioco delle marcature preventive, se si sgancia il difensore centrale, chi se, va, chi se lo va a prendere? Chi se lo va a prendere, È vero. Ciao. Va bene, ragazzi. Grazie bene. Manfred, grazie Pietro per essere passati. Ciao, no, ragazzi, grazie, ciao Domenico. Ciao, ciao, Pietro, ciao, anche grazie. Luca. Fatemi salutare, anche Luca. Che sono entrato, non l'ho nemmeno. Ciao, salutato. ciao, ciao ciao ciao, 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 ciao ciao, grazie a tutti. ciao, ciao, ciao. Luca, ma avevi ricevuto una telefonata? <ride> No, stavo guardando le ore perché alle 6.10 io vi devo lasciare. Io le segui. Vi vedevo, vi vedevo prolungati su temi di assai poco. No, ma allora tema del giorno. Vai. È una domanda. È una, no, è una domanda. Io personalmente volevo parlare adesso così suma nella sua scafandro trema Sono in una eh, Luca. In un sì ho capito. Eh, I treni può essere in un altro. Sì, no, io le ho fatte, ma c'erano delle lucette che davano un po' di bello. E eh no, invece no, allora. la, eh, no. Infatti a illuminarmi è... Eh, non so, c'è cioè, mm. la luce anche qua. Volevo parlare di Redbird e di Investcorp. Eh. Così su sì. la Sono si qua. Sono la pronto. Travappa. No, no, sono prontissimo. Allora, Guarda, io quando so, quando so le cose sono l'uomo più tranquillo del mondo. La, uh, bene, così metti qualche carta sul piatto sì, io sì. devo dirti che eh, ci sono due temi che si incatenano si, sì, si incatenano fra di loro eh, che riguardano queste notizie o queste voci meglio, non sono notizie, sono voci che si inseguono e il mercato di gennaio che cosa ci azzeccano? ci azzeccano che gli scenari descritti al Milan sono sempre eh, tellurici eh, perché il Milan ha sempre la ricerca di nuovi soci, di nuovi proprietari, cercano soldi come se fosse una questua. E il mercato dovrebbe certificare il fatto che invece l'attuale proprietà, oltre all'obiettivo primario dello stadio, del brand e di quant'altro, abbiamo ovviamente anche la parte sportiva, visto che credo che due regalini sotto l'albero. Già li trovi molto prima del mercato di gennaio. Pioli. Mi viene in mente che in queste ore, quando ho letto anche che Commisso ha preso la terza porta in faccia dalla politica italiana, come al solito miope, per costruire il nuovo impianto dello stadio di Firenze. Geri eh, eh, Cardinale è arrivato in Italia, in quattro e quattro, ha individuato l'interlocutore, il sindaco di San Donato, l'area ovviamente i progetti e quindi si parla di primo mattone nel 2025. Siccome queste non sono voci, ma sono notizie, è normale che eh, rispetto a uno dei club più prestigiosi e vincenti del mondo e più famosi abbia fra due anni lo, lo stadio di proprietà vengano avvicinati dei giganti come quello del Bahrain di Investcorp, non c'è niente di male, ma un conto è avvicinarli per interesse e per un normale discorso di io immagino che Jerry Cardinale, beato lui, dirigente di Invest e di Colossi del genere, li incontri a decine ogni settimana in qualsiasi ecco. tipo di occasione e ecco. che facciano delle cacca però ho ecco, no, concluso, ecco, guarda ho concluso ho concluso perché poi quando invece leggi i giocatori per esempio come Miranda e come Popovic ho già letto su tre testate diverse di nuove scommesse. Perché quando li prendono gli altri club sono dei colpi, quando li prende il Milan sono tutte scommesse. Persino i vostri adorati Pulisic e Loftus Cheek, che invece la scommessa l'ha fatta il Celsi liberandosene, non il Milan prendendosene. Ho concluso con questa mia osservazione dicendovi che a me. Questi, eh, na queste narrazioni e questi scenari mi non mi tangono più, concludendo col calcio: sì, ho visto contro, la fai Fiorentina, fai. contro Fiorentina e Frosinone una squadra che ha mille problemi, mille difetti, mille lacune, mille tutto. Ma certamente non ha l'atteggiamento di una squadra in cui c'è uno spogliatoio spaccato e in cui le direttive dell'annatore non sono più seguite. Questo è. Il verdetto delle Lollo. due partite di campionato. Lollo, un po' di cose Lollo. da dire. Riemergi, Lollo, però no. No, no, no. So, so che Mauro deve dire un po' di cose, per quello stavo in silenzio. Prego, prego. No, no, no. Infatti, Luca ha ragione. Altro che spogliatoio disunito. Mike Megnan scende in campo con la Fiorentina con 39 di febbre. E prima di Milan Frosinone. Teo Hernandez alza la mano. Mister, c'è un'emergenza in difesa. Io ci sono, sono pronto, gioco io. Quindi, questa è proprio la, la, la smentita dei fatti. Eh, a proposito di scommesse, Luca, se ti, tu ti dovessi divertire, se hai una mezz'ora da perdere, vai sulle rassegne stampa dell'estate del 2019. Raffaele Ao, quando era accostato a una squadra, era una stellina, quando era accostato a un'altra, era un gioiello emergente. L'abbiamo preso noi, è diventato una scommessa e quindi, ok, eh, ci siamo abbastanza abituati. Però eh, il tema, Jerry Cardinale. Allora, intanto, Gerry eh, Cardinale ha messo 40 milioni di euro cash nel Milan per il nuovo stadio. I tifosi adesso yeah. scriveranno sulla chat: Ma perché li mette per lo stadio e non li mette per il mercato? Perché se tu li metti per lo stadio crei negli anni a venire un'altra fonte di ricavi quali sono le, di, le fonti di ricavi oggi dei grandi club? Uno: i diritti tv due. Eh, se vai in Champions League 3. la vendita dei giocatori se tu hai lo stadio di proprietà nuovo hai quarto, un quarto canale di entrata che va al primo posto che va al primo posto, che, che sì. al primo posto. Sì. prima sì. è lo stadio poi i diritti sì. tv poi tutto il resto sì. Che ti consente di essere stabile nel tempo. Ok? Bene. Gerry Cardinale è stato in Medio Oriente per eh, contattare, illustrare progetti, capire lo stato dell'arte di famiglie facoltose del, del mondo arabo eh, che, che potrebbero in teoria essere eventuali investitori di tutti i progetti di Redboard? Sì, assolutamente sì. È la quotidianità, è la routine per un fondo di investimento. Un fondo di investimento fa esattamente quello, viaggia, parla, fa il punto, si relaziona, per verificare se i suoi progetti si sposano con quelli di altri progetti, famiglie facoltose che possono investire, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, assolutamente sì Mauro, simile. aspetta, la scusami, Mauro, fa, fammi, fammi dire, una, ragazzi, 40 milioni non sono i soldi investiti per costruire uno stadio, i 40 milioni sono non. soldi che vengono messi per iniziare a fare le pratiche, per fare i progetti, ragazzi, per fare tutto. Lo ragazzi, ragazzi, stadio non può costare eh. 40 milioni. <ride> ma no, ma no, lo stadio è un'operazione da 1 miliardo e 200 milioni, 40 milioni per, per iniziare a strutturarlo, ragazzi, tutto costa, eh. Solo fare, guardate quanti progetti sono stati fatti, costano tutti. Eh. Volevo fare eh, quindi... una domanda. Voi sapete Volevo, chiudere, quanto ha, quanto ha speso, chiudere. sì, ma no, eh. però è attinente. Quanto ha speso Pallotta in dieci anni senza riuscire eh. a mettere giù un mattone, ma poi tornando in, in, in America con le pive nel sacco in progetti del nuovo Stadio di Roma? Lo sapete? Eh. Quindi, mentre Cardinale paga 40 milioni per un progetto su un'area seria, una dove ci sono permessi, dove ci sono degli iter, ma farà lo stadio, Pallotta ha speso 80, società, 80 eh, milioni di progetti, figuro. 80 milioni tra ingegneri, figuro. architetti, geometri, eccetera, per progetti vari e sono volati via da 80 milioni di euro l'acquisto della, della Sport Life City che è la società che aveva il permesso di costruire l'arena sportiva sull'area San Francesco di San Donato che è stato acquisito dal Milan, e quindi, è acquisito dal Milan quindi questo è l'investimento allora Gerry Cardinale è stato nel Medio Oriente per incontrare Invescorp no, punto esclamativo no, non ci sono preclusioni non ci sono giudizi di merito e di valore ma Gerry Cardinale non ha incontrato Invescorp Ah, allora, prevengo le domande, Lollo. Ah, allora, Gerry Cardinale ci impedisce di avere gli sceicchi al Milan? No, Invescorp, con tutto il massimo del rispetto e della legittimità della sua azione, Invescorp non sono gli emiri del Pesce e del Manchester City. Invescorp è, è un fondo eh. di investimento tanto quanto Red Bird, solo che fa il suo mestiere di fondo di investimento in Medio Oriente, mentre Red Bird lo fa negli Stati Uniti. Uh, quindi uh, ah ma allora perché cerca perché cerca nuovi investitori ho già detto che la quotidiana in realtà è la routine, ma la domanda successiva ma perché vuole uh, liberarsi del tra virgolette gioco di Elliott? no, attenzione, il gioco di Elliott è un prestito, in questo momento uh, credo che Jerry Cardinal e Redbird debba a Elliott per il Milan ancora 550 milioni di euro è un prestito, quello che ha fatto Elliot al 7% non è basso, non è alto, è la normalità. Vi ricordo che mi dicono: non ho, non ho documentazione, testimonianza diretta. Mi dicono che Octree, per quanto riguarda l'Inter, ha fatto un prestito al 12%. Quindi non c'è nessun gioco, non c'è nessuna, diciamo, eh, nessuna presa. Poi Jerry Cardinale vuole come facciamo noi quando compriamo una casa, facciamo un mutuo, facciamo un finanziamento, ogni tanto quando abbiamo due soldini da parte li, li mettiamo e abbassiamo la quota di mutuo, è una cosa saggia, una cosa giusta, ma che non incide, no, non intacca il percorso del Milan no, Io Non volevo entrare aver... nei tecnicismi. Sì, sì, certo, ma non è che volessi entrare nei tecnicismi, debiti, prestiti, cifre. Volevo semplicemente dire che ci sono degli scenari ampi. Che vanno che proseguono in questi ultimi anni e che passano anche sulla pelle di alcuni sogni per quello che riguarda i giocatori, di alcune icone, come riguarda Paolo Maldini, su alcune scelte, su alcune ambizioni, perché tutti i tifosi non si spiegano in un mondo ideale come mai alcune società possono muoversi con una disinvoltura estrema ugualmente senza dirigenti in tribuna comprando chi vogliono e il Milan no dopodiché si deve parlare tecnicamente anche lì sì di scommesse vinte che vanno avanti per esempio su uh, delle scelte tecniche che sono funzionali ma sicuramente sembrava non esserlo io faccio dei nomi e cognomi all'inter dopo aver perso geco eh, si pensava che sia arnautovic che sanchez di ritorno Fossero due scelte funzionali, ma non hanno mai giocato. E il punto è questo, è che il punto sono sempre stati molto bene: lunga salute, e lunga vita a loro, sia Lautaro che Turam, grande giocatore del quale mi aveva parlato Raiola, che non era interessante per il Milan per tutta una serie di motivi e di regole che il Milan si è dato. Adesso io vorrei tornare al calcio perché ho visto che ne ha parlato molto bene prima, con una settimana che ha due svolte importanti. Si tratta di reindirizzare una stagione che eh, la settimana scorsa sembrava chiusa: perché, nonostante la vittoria sulla Fiorentina, la pesante sconfitta col Borussia Dortmund, con la distanza che c'era da Juve e Inter, sembrava avesse messo una pietra tombale su tutti e due gli obiettivi. Io, per quanto riguarda il campionato, credo che essere dopo tutto quello che il Milan ha passato ancora a ridosso del, dei locomotori Inter e Juventus sia la certificazione che sia una squadra molto sottovalutata nel suo insieme, ma che abbia assolutamente bisogno dell'integrità della rosa. E per quanto riguarda la Champions, nella mia vita ho visto di tutto, soprattutto come te e come molti altri di quelli che ci seguono. Eravamo a Istanbul eh, e abbiamo visto una finale 3-0 in dominio assoluto nel primo tempo, pareggiata in sei minuti da una squadra inesistente sul campo. Quindi, io credo che il Paris Saint Germain, che ha anche la necessità di vincere in Germania per non correre rischi, lo possa fare e che quindi sia tutto nelle mani del Milan che vinca la sua vorrei avere lo stesso rimpianto che avevamo in Coppa UEFA con Zaccheroni dovevamo sperare in un favore del Chelsea che invece fece semplicemente il suo dovere vincendo in casa già qualificato 2-0 con la Tavallina e noi che vincevamo 2-1 in Turchia negli ultimi minuti abbiamo perso il giugolo e siamo usciti da tutto Ecco, questo è, è il Milan con la squadra eh, ideale, eh, con il recupero, spero, ardentemente di Leao e dello stesso Thier, possa vincere in Inghilterra, sebbene il Newcastle che abbiamo incontrato ecco, due mesi fa sia molto, molto, molto cresciuto in questi due mesi. Ecco, Lollo, un'altra cosa voglio dire su Leao. Oggi Leao ha fatto, eh, sono stato a Milanello, ha fatto, non a vedere l'allenamento, ma sono stato a Milanello, ha fatto... La parte iniziale in gruppo poi ha proseguito il lavoro personalizzato, esattamente come faceva Loftus Cic, ricorderete, prima di tornare sì. in squadra. Eh, sui social eh, è uscito, eh, oggi ha fatto così, domani dovrebbe allenarsi in gruppo e eh, quindi potrebbe essere convocato per Bergamo. Io direi calma su questo, domani vediamo, Leao, domani vediamo che cosa succede, cioè... Uh, se Leao ha ancora bisogno del, di, di, di fare del lavoro lo fa senza andare in panchina a Bergamo, vediamo domani. Vediamo, è proprio siamo lì sul day by day, quindi veramente proprio alla lettera. Domani vediamo. Non, non, è, perché, scritto scusa, che alleni, non è scritto Mauro. che si alleni in gruppo domani con la squadra, domani vediamo anche perché abbiamo tirato la corda quando giocavamo ogni tre giorni, adesso che comunque i ragazzi hanno avuto una settimana per riposare, se si deve scegliere, lo so che è brutto da dire, ma si deve scegliere una partita in cui farlo giocare, probabilmente ricade sulla partita, sulla partita di Champions, perché comunque Pulisic ha avuto una settimana per, per riposare. Credo che la valutazione sia, sia, sia No, no dal, primo minuto, no, dal primo minuto non se ne parla Lollo, esatto. si sta discutendo se panchina o non panchina. Domani vediamo, proprio letterale, quindi domani si vede, domani capiremo. Poi non ho detto che sia in, in alternanza politica, perché, per esempio, il mio nuovo Beniamino Ciuquez, al quale il ah. nuovo, la svolta epocale, sì, sì, anche in Spagna, la svolta epocale del calcio moderno ha affibbiato questa fascia col piede contrario, in. Spagna la gestiva un po' meglio di quello che sta facendo adesso in chiave offensiva, ma eh, si sta spendendo generosamente anche per capire alcuni meccanismi. Lui noi parlavamo sabato di Camarde e di Simic, ma guardate che anche la gente come Musà e Ciucuegge, che pure sono nazionali, sono più sgamati, hanno giocato già qualche campionato europeo importante, hanno bisogno di adattarsi primo al campionato italiano. E parallelamente a quello che il Milan e il Pioli chiedono a questa squadra, che non è semplice ciuquese, l'altra sera aveva sistematicamente veniva sistematicamente uh, radduzzato, sì, non sì. si poteva muovere, e quindi lui deve capire che il suo gioco, il suo saltare, l'uomo, deve venire prima, deve arrivare rapidamente, adesso senza stare a fare i raggi X però offensivamente deve migliorare deve arrivare ad essere quello che ha fatto il gol con il Borussia Dortmund ma eh, e anche loro hanno bisogno di Musa è un giocatore polivalente che ha fatto bene in tutte le volte che è uscito sta facendo bene in nazionale a lei c'è stato un disastro perché è impiegato in un altro ruolo non lo so perché la sua natura gli ha fatto perdere quel pallone avvelenato tra tre avversari non è una questione di ruolo ma di posizione perché piano piano devi capire che qui basta un attimo e se in campionato ti succede come a Lecce, che rubano la palla e ti vanno a fare gol, in Champions League devi triplicare questo tipo di rischio. Ne sa qualcosa il nostro amico Atli a Parigi. Ecco perché in generale bisogna puntare sull'integrità, della, quantomeno della squadra, quantomeno della squadra. Poi se ci sono anche due o tre ricambi di spessore di livello di esperienza è meglio, però devi andare in campo con la squadra che, a prescindere dalle altre, a Napoli e a Lecce, con la squadra fai dei primi tempi come devi fare, vinci, sfiori 3 a eccetera. però questo è il tema iniziale. Vedo le chat finale, che ti danno ragione, anch'io. L'acquisto dice Leonardo. L'acquisto di Musa, ero un po' perplesso, invece, mi sono assolutamente ricreduto sul giocatore. Beh, ragazzi, ma Yunus, sì, è vero, magari sarà arrivato con qualche, qualche punto di domanda da parte dei tifosi. In realtà, poi ma, si è visto subito quando è entrato in campo che era un giocatore di, di, di qualità. Guarda, che devono, Lorenzo, devono ancora crescere. Noi non abbiamo visto eh. Queser, non l'abbiamo mai visto su questi che io visto nella Lega, non l'abbiamo ancora visto qua è una partita di 90 minuti in cui oltre a sbattersi dietro salta anche l'uomo, non l'abbiamo visto nessuno insieme, perché noi non siamo la Liga. Ragazzi, mm. nella Liga non hanno né la tattica né gli allenatori, oh, no, noi. Certo. ci sono le squadre, il, il campionato è sistematicamente spaccato in due tronconi, la Liga sempre, ed è rarissimo che le squadre di fascia destra Vincano, e credo che sia in questo momento il campionato dove c'è più di vario non solo in questo momento, tanto per dirne una. E, mentre Musà a sua volta è un giocatore il quale, come Mauro sa bene, è stato accompagnato qua da delle referenze molto lusinghere, addirittura come un futuro che sì, per, non tanto per le sue doti tecniche, fisiche, tattiche, ma per l'impegno, per la serietà, per il, per il lavoro, per come affronta le sue giornate. Mi veniva un po' da ridere ascoltandovi su Jovic, perché i giocatori sono veramente un po' privilegiati. Cioè, Mauro, perché deve trovare le motivazioni? Un calciatore del Real Madrid, Luca, perché sono dei ragazzi. No, non è importante. Io Andre ho 17 Silva. anni la Lo ricordi anche Sinta. Andrea Silva è, sì. sì. eh, è un altro signore, bisogna pungolarli perché hanno talento. ma bisogna sì, pungolarli, però io penso che io sono di un ho un'altra parola, che non è, è, non è un verbo pungolare, ma è senso di responsabilità. A me, caro Mauro, quando a 16 anni ho cominciato a, a far diventare le mie giornate di. 14 ore perché la mattina andavo all'inizio e il pomeriggio andavo a fare la cronaca nera non dovevo essere motivato anzi ero più, molto più rimproverato che motivato perché si dice vabbè, a mesi, hai, hai ragione ma non tutti siamo fatti nello no, stesso modo no, hai ragione certo che, però, eh, però. ci sono anche nel, è chiaro che loro sono sui giornali tutti i giorni quindi le sappiamo le cose ci sono molti impiegati molti giornalisti molti tecnici molti medici che hanno i difetti di Jovic o delle locune di personalità di crescita per carità, tutto il mondo e il paese. Ecco perché io parlo di re, senso di responsabilità più che di motivazione. Perché le motivazioni, se parliamo di giornalisti o di genio, però io non ho, però Luca io non ho parlato di motivazione, ho parlato di fame ho parlato di veleno, di veleno è la stessa roba, eh beh, è, è quella eh, la motivazione cos'è il veleno? o tu sei avvelenato o non lo sei se tu hai in bocca la stivia è un dolcificante in bocca il veleno, il veleno è fame ma Luca, è la responsabilità quanto, Luca, per... quante volte l'abbiamo detto che ci sono giocatori che valgono 10 e rendono 30 perché hanno il veleno i no, giocatori ma... che valgono 30 e rendono 10, Io non 10. Ho, 10. Non ho, ma non ho discusso questo ass assunto ho discusso il privilegio che hanno i giocatori e, e il problema è che poi la, il privilegio viene pagato per carità di Dio perché se tu questa fame non ce l'hai a 25, 26, 27 anni, la tua carriera è finita. Certo. Al di là dei guadagni, eccetera, dal punto di vista agonistico della competitività è finita. Ora, io, i giocatori come Iovic mi fanno disperare perché mi fanno tristezza, non rabbia perché, come dicevamo, ne abbiamo visti tanti. E siccome Iovic è dotato un pochino sopra la media, eh, se non, non, non voglio fare nessun paragone, nessuno. Però è un giocatore che ha dei colpi perché se no, lo dicevamo sabato nel pre-partita, non sarebbe nell'orbita Real Madrid da tanti anni, l'avrebbero sganciato già da tempo. Sono lì che aspettano, e, e, erano lì che aspettavano e vedevano come l'ha aspettato la Fiorentina. Come lo sta aspettando almeno, però adesso di Luca, ti Fanno l'esempio di Eden Azzard e ti dicono: Eden Azzard parte dalla Premier come il giocatore più forte del pianeta, faceva i buchi in Premier. Ve lo ricordo: prende 120-130 milioni, va al Real Madrid, e, e ragazzi, e lì finisce, finisce la carriera di Eden Azzard. Sì, no, no, un aspetto è sicuramente quello: un aspetto è sicuramente di guadagni spropositati di maturità. Ecco perché torno ai temi della maturità e della responsabilità, perché io sono convinto conoscendomi che anche se avessi avuto a un certo punto uno stipendio da un milione all'anno, un milione al mese, ecco, avrei continuato a ecco, fare il lavoro come prima. Ecco, Luca, hai toccato il tasto. Perché così storicamente, dopo 24-25 anni di Milan, ho avuto più eh, colloquio, più dialogo con gli allenatori che con i giocatori, ho visto. Nelle tante cose che hanno cercato di spiegarmi, di trasmettermi, di farmi capire gli allenatori, proprio questo aspetto qua. Gli allenatori c'è una cosa alla quale sono attentissimi, Luca, e hanno un occhio superiore a quello dei dirigenti. Sto parlando della media nazionale degli orsi, eh, non sto parlando È di casi bello. specifici. Eh, ecco, allora, l'allenatore si accorge quando a un certo tipo di giocatore, di personale, perché comunque l'allenatore ci, ci convive con i giocatori, il dirigente certo. un po' meno. Allora l'allenatore è terrorizzato quando vede dare troppi soldi a un certo tipo di giocatore che dopo aver visto quei soldi si siede. Eh, e è, è la cosa alla quale gli allenatori sono più attenti però scusa Mauro, scusa Mauro però aspetta ragazzi posso dirvi una cosa il giocatore arriva comunque da una condizione economica nella quale sta già bene cioè io non credo io, io capisco quello che tu dici ma non credo che cambi così tanto Lollo, cioè, Lollo no cambia, no Lollo cambia, cambia cambia Lollo Lollo, Lollo, Lollo io adesso tutto. mi ricordo un giocatore di tanti anni fa che non ha mai giocato nel Milan avevamo avevamo una decina d'anni fa un allenatore toscano e un giocatore passato dall'Atalanta a un'altra squadra non faccio neanche il nome e mi disse subito, guarda che quel ragazzo lì se si, perché sai, Gasperini visto che lo incontriamo sabato Gasperini te calcisticamente, sportivamente ti, 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 ti massacra negli allenamenti a eh. livello fisico, a livello di esercizi a livello di pungo, il a livello tale. di dialettica ecco se poi tu fai bene con Gasperini e vai in un'altra squadra e prendi il triplo il quadro. Basta, è finita. È finita. È finita. No, beh, il meccanismo, caro Lorenzo, è questo qua. Che certo, che da noi che guadagniamo, abbiamo guadagnato tutta la vita ben altre cifre, facciamo fatica a comprendere. Però il problema è che ancora oggi c'era una statistica proprio di due settimane fa. Il 60 per è una percentuale altissima di ex calciatori professionisti che hanno esercitato in Italia dopo qualche anno dalla fine della loro carriera sono in difficoltà economica. Allora, che cosa succede? Guarda che che fu, qua... guarda Caffù, Luca. Guarda che fu. No, sì, sì, no, non voglio fare nomi, no, no, non voglio fare certo. nomi perché poi le esperienze sono molteplici, certo. eccetera, eccetera. Però in generale parliamo dei numeri: il 60% dei, di, dei calciatori che erano fatti professionisti di Serie A poi dopo qualche anno sono in difficoltà, il giocatore, noi per esempio 100.000 euro al mese sono già tanti soldi. Però per assurdo, se cerchiamo di, di parametrarci a quel guadagno lì. Se basta sbagliare una villa, che tu ti prendi una villa, che ne so, in Sardegna o in, Arlete, in un posto sbagliato. Costa 800.000 euro fra due anni ne vale la metà. Quindi sei ancora borderline. È chiaro che tutti vorremmo essere borderline da 100.000 euro al mese. Oh, capito, ma se tu capito. vivi in un mondo esatto che poi arriva a darti un milione al mese, quando oh. tu da 100.000 passi a 500 milioni, pensi di aver risolto quel problema lì. Per te, per la tua famiglia, per la generazione che verrà e per le altre 12 Eh, ma scusa Luca, Scatti ma su, campo, come... ok, ok, io ti faccio una domanda. E sul campo cosa cambia? Cioè non è che no, se prima non io. È che, beh, insegnavo... ma, no, Lorenzo, ma non è che cambia o non cambia. Scatta una molla per cui, per esempio, la sera magari fai mezz'ora più tardi, bevi mezzo bicchiere di vino, vado così a casaccio, ti alzi un se. quarto d'ora dopo, arrivi al campo venti minuti dopo. A un certo punto, quando sei stanco, molli lì mentre una volta stavi due ore. Ho letto di Jovic che la scorsa settimana si è fermato, lo devi fare per tutta la carriera. Lo dico a Luca Jovic con tutto l'affetto che provo per te, siccome hai girato nell'orbita del Real Madrid, io ho visto Lollo con i miei occhi, per dirti la differenza, a parte che ho vissuto invece più dei giocatori che, che degli allenatori, al contrario di Mauro, e ho avuto la fortuna di vivere con quelli che potevano guadagnare anche 100 milioni al mese e ti parlo di Maldini, di Costa Curta, di Tassotti, di, di tutti donadoni avrebbero fatto la loro carriera così ma a Real Madrid, quella famosa, non so se ve l'ho già raccontata andai a vedere una partita di Champions, rimasi lì due giorni erano in casa con lo Schalke 04 dove giocava quel nostro famoso Untelara Il sì, Real Madrid e aveva, aveva vinto aveva vinto 3-1 all'andata. Fra l'altro credo che la natura del Milan fosse Pippo Inzaghi perché il Real Madrid aveva perso solo quell'amichevole lì durante la soft natalizia negli Emirati contro il sì. Milan, era il Real di Ancelotti, ma arrivava, da, aveva stabilito il record storico di vittorie consecutive in campionato che erano sì. 23-24. Allora, in questo clima una squadra che aveva vinto 24 partite consecutive diluviava all'allenamento del giorno prima della partita, diluviava di più, scrosciava. Finisce l'allenamento, sale eh, Carlo Ancelotti nella clubhouse, ci mettiamo lì a chiacchierare col caffè e a un certo punto dalle, finestre, dalle vetrate si vedevano ancora in campo Di Maria e Ronaldo che tiravano in porta, c'era ancora Caseglia, Spunizioni. Te lo giuro, Lorenzo ne avranno tirate un centinaio a testa. Sto parlando di 8-9 anni fa, o forse qualcuno in meno comunque insomma era quel Real Madrid lì 8, 100 punizioni a testa. E sono stati 50 minuti dopo che la squadra era già chiusa, sfugata, addossata e il ritiro. Però la, carriera la carriera li ha premiati li ha premiati loro hanno premiato la carriera. Sì. Certo. Costa Curta certo. ha premiato la sua carriera perché non è nato con le doti che aveva Maldini da ragazzo. Maldini certo. ha, premiato la, la, sì, ha, ha premiato il suo talento, Costa Curta ha premiato la sua carriera. Non abbiamo conosciuto, questi li conosce bene anche, anche Mauro, Totti, Vierco, Buffon, Maldini, Costi, quelli che sono arrivati a 40 anni avevano tutti delle caratteristiche uguali. Luca, quelli sono i cannibali, che andavano letto Luca, presto la Luca, sera. Luca, eh, ma ce ne sono, sono tanti, Totti, Del Piero. No, Luca, tutti guarda che il signor Olivier Giroud, Roo, il signor Olivier, Giroud, si, signor Olivier Giroud, che, ha vinto tutto, che ha vinto tutto nella vita. Tu, al, tu Olivier Giroud, fa una vita d'atleta, sempre in casa, là, cioè Olivier Giroud ha ah, ancora... La fame, e guarda il gol che fa il Paris Saint-Germain, cioè i due gol che fa a, a Napoli, cioè Olivier Giroud ha ancora il, i denti, il canino, fuori, il canino eh sì. fuori del cannibale. Ma questo, Se ragazzi, era un non... sfogliatoio. Un esempio come lui, faccio, mi, mi, mi faccio delle domande. Cassidy, mi è rimasta impressa la frase, disse poco dopo che era arrivato Ibrahimovic. Un giorno mi sono detto, se questo qua, che è Ibrahimovic, no. abbiamo l'appuntamento in campo alle 10, alle 8 negli spogliatoi, io sono Samu Castie e cioè alle 8 meno un quarto. È tutta qua eh, la sì. chiave, è tutta qua, cioè, è molto più semplice di quello... Ecco, questo è il caro... Di... Sì, vai a accendere il motore e le luci, va perché mi sembra un po'... No, possibile. hai detto che deve andare via alle 18 e 10, volevo salutare per non sì, No, no, figurati. Mi raccomando, buona serata, ci vediamo sabato. Grazie, squisito. poi ti faccio Stavolta. vedere la targa. Sì, ce ne ho un po' da farti vedere. E' eh, posso... fa la gara delle targhe adesso, no. sì. Aspetta, un secondo, una cosa ve la voglio far vedere. Vai vai, 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 vai. Hai Se visto? Lollo, video basta, video. Basta, basta Lollo, basta Lollo basta di... Adesso niente. arriva ne ha tantissime di targhe, guarda. Eh. Perché oltre al quadro splendido che mi hanno dato però è grosso è, è lì in una, a piacenza due settimane fa guarda sì. il, il milan club orgoglio rossonero che intelligentemente è un'iniziativa che ha radunato tanti piccoli milan club dell'umbria l'hanno chiamato sì, milan stasphia. club orgoglio rossonero adesso hanno 1100 iscritti e la scorsa settimana c'era Massaro, c'era Di Braida, c'era il nostro amico Repite. Guarda che bella, Mauro, guarda, è un microfono. Ah, bellissima, bellissima, bellissima. Oh, bella. bellissima. La sua bella. Sì, con la targhetta. Aspetta, come? Ah, bellissimo. È bello o no? Non, non è di materiale perché... prezioso, ma è oh, elegante, bellissima. molto carino. Era, dove erano questi? Luca? Dove erano questi Milan Club? Scusami, ATIC. Ah, era noi eravamo. No, 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 questi eravamo i presidi di Assisi, Aspello. Assisi, ecco, Aspello. io penso, guarda, Aspello. quando penso Luca, tu eh, frequenti anche tu i Milan Club come me, sai quanti sacrifici fanno questi ragazzi? Sì, e sì. allora io spero nel nuovo stadio, perché tu sai, in Umbria, eh, nelle mani di un'ora di viaggio, in Mantova, via. ci sarà il Milan Club di Toscolano Maderno, ci sono tanti Milan Club, sono tutti Milan Salutami Club. Salutameli, c'erano... Ma... C'era una piacenza, il Milan Club ecco, Madele, ecco. sono tutti Milan Club Lollo che quando arrivano all'altezza, perché fanno tutti la barriera di Melegnano. Arrivano sì, tutti a certo. Milano Sud col Pullman. Sono arrivati. Viaggiano... Sono andato, sono arrivati. No. Ecco, viaggiano ore e ore ore. Con lo stadio a San Donato, sono arrivati. Con San Siro devono farsi altre due ore di traffico. È vero, vero. io penso e... a loro non penso al nuovo stadio. Penso a loro, perché poi regalargli quattro ore di viaggio in meno, Lollo, significa consentirgli di andare al lavoro lunedì mattina, consentirgli di passare qualche ora in più con moglie e figli. Va beh, giovedì ci puoi vedere la targa di Mantova, dai. la faccio eh, vedere, eh, eh. ti faccio vedere, ti faccio vedere. Mm. Ciao. Ciao, ciao, Luca, ciao, ciao. Ciao Luca, grazie. Ciao no, Luca. Ciao, no, ciao. No, Luca. ciao, no, ciao. ciao, ciao. E Robin chiedeva, chiedeva che cosa ha cantato Luca quella sera per avergli dato il premio con il microfono. <ride> ah, canta lui, eh, lui qua. poi Luca quando, quando le ore diventano piccole. Ci sono, ci sono mia moglie e le mie figlie che ricordano ancora un'iniziativa un, un del Milan in Sardegna, credo dopo la Champions, quindi nel 2007, estate 2007. Quando le ore diventano piccole, Luca in grana. Che, insomma, ha iniziato a bere un bicchierino, poi non deve guidare, eh, quindi può berlo. Ha certo. iniziato a bere un bicchierino che inizia a far battute, inizia... ah, beh, poi diventa. Beh, anche diventa perché, Mauro, ricordiamo battuta... che. Quando andiamo a cena che ci siamo tutti, Luca è il mattatore. Direi che di personalità a quelle sì. cene non ne mancano, sì. ma Luca è il mattatore. Sì, tu, è, è lui. Sì, tu e Campopiano le avete sempre organizzate in serate in cui io non c'ero, ma va bene. Vedrai che la prossima riuscirò a venire. È. è vero che non, è. Non, è. Non, è. Non, è. non ci sei mai quando organizziamo le serate. No, no. E, no, è, è, certo. è certo, c'eri quando siamo andati in quel famoso locale. C'eri anche tu, ultimo. no, non c'ero, non c'eri, ah, non c'ero. Ok, Va bene, <ride> Mauro. Allora, so che devi andare anche te. Allora, il prossimo ospite che abbiamo sì, è aspettiamo Rocco. Dai, aspettiamo, aspettiamo Rocco, ti saluto Grazie. quando arriva Rocco. Perfetto, perfetto, perfetto. Se avete qualche domanda, ragazzi. Siamo ah, qua. no, è bravi. Raga, allora, innanzitutto, allora, fermi un attimo che dobbiamo dire, dobbiamo dire delle cose. Allora, sì. eh, dobbiamo ricordare, Mauro, due cose. Allora, la prima è: sì. arrivo, 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 arrivo. Dopo la live. Dopo questa live che state vedendo, alle ore 18.30 yeah. partirà una premiere con il full match di Atalanta Milan 2008-2009, ragazzi. Quindi, appena finita questa diretta, rimanete qua con noi perché, perché il risultato? parte! Non, non lo so, il lo guardo dopo. Tu cosa mi Pensa dici? Ma sa che Lollo? Io sto mm -hmm. zitto, non ti dico il risultato. Questa è una cosa strana che sta succedendo, perché io ieri sera ho iniziato a concentrarmi su Atalanta Milan. E credetemi ragazzi non è costruita perché io Lollo non lo sapevo questa cosa che tu mm -hmm. mi stai dicendo non la sapevo mm -hmm. ieri sera ho iniziato a pensare che sabato potrebbe succedere come nell'Atalanta-Minan del 2008-2009 guarda che è clamorosa eh? allora dopo rimango, e... sul, sul, rimango sulla diretta e ieri... mi guardo la partita perché non mi ricordo come è finita io sì, ce l'ho chiaro in testa io me la ieri sera ho detto chissà se domani, chissà se sabato finisce come quella volta là, poi ragazzi eh, non finirà così, però è curioso che ieri sera ci pensavo e oggi Lollo mi dice di questa partita, chissà se è un segno, speriamo speriamo che sia un segno divino Mauro, so che devi andare perché devi raggiungere appunto no, il no, Milan-Cresce sì sì. 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 sì, sì, io eh, vi... Lollo, ciao, un abbraccione sì, ma... eh, stai tanto Rocco lo puoi stuzzicare anche sul calcio, potete... Sì, non sì, sono un'iniziativa sì. di Fondazione Mena quindi terrete alla grande compagnia dei nostri tifosi. Ciao, Lollo. Grazie, un abbraccio, aspetta, ciao a tutti, Mauro, ragazzi. Aspetta un, ciao secondo, a tutti. aspetta un secondo, Stefan, siamo in schermata doppia. Io e Rocco, perché Mauro sta andando via perché vedo che, che non è pronto. Ok, ok, va bene, grazie mille. Ciao, Mauro, grazie. Ci vediamo domani. Conferenza ciao, stampa. Ciao. La seconda cosa che dovevo dire, scusa, domani, conferenza stampa, ore 11.45 perché sì. domani è, sì. è prima. Quindi, ci vediamo alle 11.45 domani. Ciao, ciao Mauro, grazie. Ciao, 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 E quindi, ragazzi, esatto. Domani 11.45 perché domani, conferenza stampa con Mister Pioli sarà a mezzogiorno alle ore 12. Quindi stiamo insieme dalle 11.45 alle 12.45. Guardiamo conferenza stampa e poi, poi chiudiamo. È arrivato come sempre oggi. Ho anche la, la, la felpettina di Fondazione Milan. Quindi ridiamo il benvenuto come tutti i giovedì a Rocco Giorgiani. Ciao, Rocco. Ciao, ciao, ciao Lollo, come stai? Ciao, oh, Molto bene, molto bene, molto bene. Cioè, un po', Mauro un po affermi era affermi. uscito un attimo affermi. dalla scala e stavo rientrando. No, ma Mauro È era prima. in macchina. No, 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 ma era, era in macchina perché sta raggiungendo un Milan club. E quindi ha chiesto se quest'ultimo quarto d'ora potevamo farlo io e te. Così almeno recuperava sto, questo, questo quarto d'ora. Dopo, dopo, dopo parliamo un po' di, di calcio di Milan anche con te. <ride> So come sempre che abbiamo i nostri contenuti, partiamo dal resoconto della raccolta, fonti, la raccolta fondi per Astori. Allora, abbiamo, è un'attività di cui abbiamo raccontato nelle scorse settimane, sì. che abbiamo fatto in occasione di Milan Fiorentina, è andata molto bene sia in termini di partecipazione perché grazie a tanti amici siamo riusciti a mettere insieme circa 60 volontari. Quindi tante persone che ci hanno dato una mano ed è ad essere presenti allo stadio, all'entrata dei cancelli, accogliere le persone, raccontare un po' di questa iniziativa e fare una raccolta fondi che ci ha permesso di, eh, di raccogliere circa 10.000 euro, che vanno ad incrementare il, eh, il, ah. quello che è stato eh, come dire, messo da parte per un progetto che partirà in questi giorni. Abbiamo in calendario proprio l'inizio dei lavori. Non so se riusciamo poco prima delle feste di Natale, o subito dopo, per realizzare uno spazio sportivo a Milano, mm -hmm. in zona 9, so, possiamo dirlo ormai anche dov'è, piazza Via Fontanelli, Via della Senna per chi conosce Bruzzano. Chi conosce Milano, una, un campo sportivo all'interno di, di una piazza che viene un po' ri risistemata e rimessa a disposizione della comunità, che vogliamo intitolare appunto Davide Astori quindi questo è un oh, po' il, la, la chiusura del cerchio e, è un progetto che verrà sostenuto anche attraverso le iniziative del Natale e, uh -huh. e che con Milan stiamo portando avanti perché è uno spazio che appartiene al verde il verde inteso come amministrazione comunale e quindi ricade nelle iniziative che state vedendo in queste settimane con il Milan e con Fondazione Milan che ha lanciato appunto una campagna natalizia oggi è stato pubblicato anche un, un corto cartone eh, che racconta un po' le attività che facciamo eh, con, con il Milan riguardo appunto la... Sì, si intitola Planting New Memories che vuol dire piantare in un punto di memoria ed è riferito appunto all'idea della salvaguardia dell'ambiente in generale degli spazi di, della, nostra, della nostra terra in generale ma poi appunto nella, nel dettaglio Fondazione Milan si occuperà di risistemare questo spazio e rimetterlo appunto a disposizione dei giovani, dei ragazzi mentre Milan sta lavorando più sul lavoro, su un'attività un di piantumazione all'estero con un'agenzia <ride> quindi questo è un po' il, eh, la conclusione in realtà non è una conclusione perché mh, con Milan Monza continueremo questa attività in, in un modo del tutto inedito esatto perché per la prima volta siamo riusciti a realizzare un'attività sem sempre ovviamente grazie al Milan che ogni billetto, per ogni biglietto venduto un euro viene destinato a Fondazione Milan, quindi tutti quelli che acquistando parteciperanno alla partita contribuiranno a Fondazione Milan quindi il Milan che rinuncia ad una piccola parte della, del ricavato lo destina alla Fondazione, però di fatto acquistandolo si contribuisce a, ai nostri progetti ovviamente certo. se qualcuno vuole mettere come dire, qualcosa in più vuole aumentare la sua gratificazione di donare? Sì. Noi siamo sempre ben contenti. Sì, è un, questo... altro buon motivo, Rock, un altro buon motivo per andare a vedere Milan Monza, insomma. Esatto, non so se ci sono tantissimi biglietti perché non ho gli, gli ultimissimi aggiornamenti. Ma ormai ogni partita è quasi sold out, eh, sì. se non sold out addirittura. Quindi mh, conviene affrettarsi. Ecco, abbiamo qui un po' di. Ricordiamo che ovviamente la partita è il 17 eh, a mezzogiorno, vero? Mezzogiorno e 30, se non ricordo male. Mezzogiorno e mezzo, esatto, sì. È una partita, quindi un orario perfetto per tutti, per le famiglie, per i bambini, esatto. giovani, anziani. In inverno soprattutto, quindi, eh. <ride> che la sera adesso comincia a far freschino. Eh, sì, poi con con i bambini, bambini piccoli, sì. Esatto, esatto. Eh. Questo è proprio un orario speciale, l'ultima partita prima di Natale in casa, ovviamente, perché poi giocheremo ancora venerdì 22 a Salerno. Esatto. Ma è un'occasione per, per starci, stare insieme, ovviamente, per starci vicino e per, avremo anche lì alcune occasioni e durante il pre-partita, nel riscaldamento, durante l'intervallo, per raccontare per come possiamo le, i nostri progetti. Quindi Match, Charity partita... Partner dicono da, dalle chat esatto, ce l'ha scritto proprio. Bravissimo, proprio mi hanno come sempre: sono sul pezzo i nostri amici, perché in questo caso, appunto, Fondazione Match Charity Partner è come se fosse una partita dedicata in tutti i sensi alla, alla fondazione. Quindi, siamo veramente dovremmo ringraziare tantissimo il Milan e tutti i colleghi che ci danno una mano. Che poi sono cose che ti dimentichi, ma di, di dire ogni volta che ci sentiamo. Ma è un lavoro che non è solo, ovviamente, mio, di Benedetto, di Giulia, di Lisa, che certo. sono i miei colleghi, ma di tutti i colleghi del Milana di, di tutti i dipartimenti. Tu riconosci, mi sai certo. come cioè, l'interazione che c'è a tutti i livelli. Quindi, dalla, dalla ministra e dal presidente e eh, sì. in giù. È vero, Rocco. Una, una cosa che, che, che ci penso spesso è che tante volte, non, magari, chi è fuori non si rende conto della macchina incredibile di persone e di lavoro no? che si muove dietro anche semplicemente in una partita come quella pu che può essere questo, questo Milan Monza. In realtà, per organizzare un evento del genere c'è dietro una macchina, una macchina incredibile. No, volevo dirti una cosa: trovo interessantissimo e eh, fa tantissimo onore al Milan il fatto che, comunque, in un calcio dove oramai si basa praticamente tutto. Sulla su, su quelli che sono i guadagni giustamente dei club, eh, decida di destinare insomma un euro a biglietto, stiamo parlando di un bel po' di soldi, eh? In uno stadio pieno, eh, speriamo perché vuol dire contribuire di più a fondazione, eh, Anche su questo vi daremo resoconto conto la certo. partita e come abbiamo fatto opera Story. Ma è anche una, una modalità l'anno scorso, se non so se ti ricordi, abbiamo iniziato col Match Charity Partner eh, in, a fine stagione con la Cremonese sì. il 2 di maggio, quest'anno abbiamo Però... fatto un passo in più, destinando anche una quota del biglietto. E quindi è un passo alla volta, ma anche ogni cosa deriva da un lavoro che ci sta dietro appunto con gli altri colleghi, con gli altri dipartimenti del club al commerciale, al marketing, al ticketing, quindi bisogna certo. mettere insieme tutti i pezzi e, e, e succede solo se, come diceva quello, succede solo chi ci crede, ma succede anche se c'è la, la disponibilità di tutti, come appunto c'è stata. Quindi certo. per quello di, di... ci si dimentica di ringraziarli, avrebbe voglia di farlo ad uno ad uno, ma non è possibile, quindi vanno a ringraziare tutti i colleghi del Milan in Modo figurato esatto, tutti i colleghi abbiamo. L'ultima cosa di cui dobbiamo parlare invece Charity Stars. Eh, Aste di Natale, esatto. Sono già online. Io ti ho, vi ho girato il link. Eccole qua. Sono tutte le attività. Alcune delle ultime, quelle che andranno in questi giorni a scadenza. E sono tanti oggetti esperienze che, ovviamente, un regalo. Perché no, viste le vacanze certo, imminenti, anzi. sono un ottimo regalo, anzi che permettono di contribuire ai progetti di fondazione di Milan e allo stesso tempo fare un'esperienza, aggiudicarsi un cimelio particolare eh, che appunto deriva anche qui dalla collaborazione della prima squadra che delle ragazze anche molto spesso che ci aiutano, della prima squadra femminile quell'orologio adesso mi è fatto venire in mente che deriva da, dal cavo di casa eh, Milan, quindi sono degli oggetti anche storici che, che grazie a alcuni colleghi ci hanno gentilmente eh, come dire, attenzionato e poi abbiamo chiesto al Milan di certo. regalarceli per metterli all'asta. Questa è una cosa particolare che vedo che è stata in sua eh, impressione infatti. perché la possibilità di fare la mascotte ce ne sono due e una è Milan-Roma ma eh, match, secondo me, cioè, qual... Milan-Cagliari sì, scusami. Una è Milan-Roma e l'altro Milan-Cagliari, Cagliari. esatto. Esatto, ma Milan Roma quando è? Scusa, c'è qualcosa che non mi torna <ride> Milan Roma, vediamo cosa c'è scritto. Scendi. Ste. Vediamo che te lo dico. Adesso la chat. Sicuramente si sì, sì. Vuoi Voi le date? Eh no, perché non mi torna la data di Milan Roma. Eh... Ah, vedi qua per gennaio 24, quindi è dopo, ok, giustissimo. Sì, Perché Milan Roma è il certo. 14. Eh. Esatto, non è ancora stata fissata. Perché ho visto che hanno fissato. Mi sembra quella del 7. Di... Giochiamo, la, la... ieri sono sì, usciti gli orari. Sì, rischi, esatto, gli orari aggiornati, esatto, perfetto. Esatto, niente, esatto. Scusami, la data: ecco questo qui l'orologio di cui parlavamo prima. Bellissimo, è l'orologio sì. de... dello scudetto 2003-2004 che il Milan aveva realizzato in edizione limitata. Da regalare ai calciatori e ad alcuni membri dello staff del management. E, e però, appunto, qualcuno. È, è, è rimasto, vedi serie limitata sono 16. Di, questo è il numero 16 di 50. Si, si, si legge bene: ah, sì, è quello lì. Serie Quindi, limitata esatto, 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 esatto. E questo è proprio un cimelio assolutamente particolarissimo e storico. Perché è appunto è legato ad un evento particolare. Ad una, si usava e credo si usi ancora a realizzare appunto delle, degli oggetti che commemorativi di un, esatto. un evento. Particolare, straordinario. Chiedono, per noi. chiedono come fare, grazie Stefan. Sì, sì, lo so che siamo in chiusura. Chiedono come fare, ragazzi, basta andare su Charity Stars. Anzi, facciamo così: guardate, vi metto il link sia da una parte che dall'altra. Andate lì, c'è il form da, per, per iscriversi, per fare l'account. Pagamento, insomma, tutto, tutto, tutto come, come il solito. Sì, ci sono anche le maglie, avete visto? C'è quella di Pellegrino, quella del ciucu c'è. E c'è anche la maglia di Olivier Giroud 2003-2004, Champions League, quindi quella di quest'anno, eh, la maglia autografata direttamente da, da Olivier. 2023-24. Esatto, 23-24. No, 2023 esatto. Rocco, grazie per essere passato. Come sempre, grazie è stato piacere. E Filomena ti dice: Grazie, Fondazione Milan, per tutto quello che fate, siete speciali. Insomma, come sempre. Grazie a voi di seguirci e con... di aiutarci. Ciao, ciao Rocco, grazie, un abbraccio. Bravo. Ciao, 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 ciao. Allora, ragazzi, siamo in chiusura. Eh, come eh, vi stavo dicendo prima, importante: eh, domani la eh, conferenza stampa del Mister non sarà come di solito. Sapete che di solito la conferenza è circa tra l'una e mezza e le due, di solito viene fatta più o meno in quell'orario. Invece, domani eh, sarà fatta a mezzogiorno. Quindi andremo in diretta su questi canali dalle ore 11.40, eh, dalle 11.40 fino alle 12.40. Quindi staremo insieme per insomma le parole del mister, circa una mezz'oretta e poi qualche altro minuto per, per, per discutere. Eh, ho visto prima qualcuno che. Ciao Giuseppe, ciao ciao. Tra l'altro Giuseppe, l'altro Giuseppe chiedeva: Lollo chiedimi la monza, vado con. con con il mio bambino, vado a vedere la partita con, con mio figlio, certo, certo Giuseppe, magari la, la richiesta è un po' difficile, però sicuramente posso farti eh, l'imbocca al lupo, insomma per, per, per goderti a pieno l'esperienza di San Siro che è sempre una cosa, una cosa spettacolare, anche io c'ho un bambino piccolino di quattro anni, non vedo l'ora di poterlo portare anch'io a, a San Siro insomma quando diventerà un pochino, un pochino più, più grande allora siamo in chiusura, Stefano dammi il timing per cortesia Ah, un minuto, un minuto, siamo proprio proprio in chiusura. E... e basta, ragazzi, per domani sentiamo le parole del mister. Cerchiamo di capire anche per la formazione. Vedo che tanti mi stavate scrivendo di, di Noa Ocafor. Non lo so, ragazzi. Sicuramente domani qualcuno chiederà, farà anche questa domanda al mister. A che punto è il recupero di Noa. Eh, vediamo, vediamo, vediamo. Fatto sta che eh, stiamo, stiamo uscendo da questo periodo in cui abbiamo fatto qualche un po' di fatica. Per, eh, per tutti questi infortuni che abbiamo avuto, piano piano, dai, Rafa sta recuperando. Kier eh, dovrebbe recuperare anche lui, Noa dovrebbe recuperare. Insomma, piano piano stiamo recuperando tanti giocatori che nella nostra economia sono giocatori molto importanti. Ragazzi, vi saluto e ragazze, vi saluto l'appuntamento è domani per le ore 13:40. Un saluto a tutti, come sempre, è stato un piacere. Forza, Mina ci vediamo domani. Ciao! guerrieri, anche all'estero sento i cori, è una realtà partita da qua, la città della Madonnina, innamorato pazzo di lei, nella testa c'ho solo Nina, yeah. tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo, e non la cambio nemmeno per sogno. Molto di più, quando esco e vado allo stadio canto per 90 minuti, anche dopo aver fatto la fila, i rossoneri non restano muti, tutto per il magico Milan, non mi importa quando e dove, vincere è quello di cui ho bisogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno Oh no!